Buongiorno ragazzi, anche al mio compleanno, soprattutto al mio compleanno, tutto il mondo viaggiare per seguire l'FC internazionale. Ragazzi, si parte direzione Milano, ci vediamo dopo al Meazza. E comunque ragazzi, faccio vedere la mia colazione leggerissima, speck, uovo, panino, carico ragazzi. Stile Grucco, la birra non deve mai mancare. FC Internazionale Milano, ti amo, sempre al tuo fianco. Però ieri mi hai fatto soffrire, quante occasioni sprecate. Situazione rosa sempre più critica. Anche Cantoremo infortunato. Tutti infortunati. C'è l'abito per terra. Si incredibile. Abito fatto di fai, no? Ve lo giuro ragazzi, questa palla l'ho già vista dentro. Assurdo. No, Paolo, l'ho visto dentro questo. L'ho visto dentro. Pescani sei. Visto dentro questo. Vai, sfiga! Che sfiga! Mamma mia ragazzi, il giorno dopo fa ancora più male. Rivedere i highlights è veramente un peccato. Quante occasioni sprecate. Comunque, volevo aggiungere due pensieri. Primo, mi sono arrivati un paio di messaggi in direct su Instagram: mi interessa tedesco, che tu che sei stato allo stadio, vergognatevi, perché avete fischiato la squadra a fine primo tempo, che stanno facendo una stagione assurda. È vero ragazzi, stagione veramente fantastica, rosa limitata, nonostante tutte le difficoltà, questi ragazzi meritano il nostro pieno supporto fino all'ultimo, il mio l'avranno ragazzi, faccio, avete visto il mio compleanno, viaggio, freddo, farò di tutto ragazzi in questa stagione per supportarli. E poi io in generale sono uno che non fischia mai i giocatori, perché non ha senso. Già se un giocatore gioca male e lo fischi, ci sono pochi giocatori su questo pianeta, non so, tipo Cristiano Ronaldo, tipo Oliver Kahn, me lo ricordo, giocatori che poi si incazzano quando li fischi, l'abbiamo visto in tantissime partite, e poi forse diventano ancora più forti, non lo so. Ma ci sono anche tanti altri tipo Darbert che hanno un po' di problemi qui nella testa ragazzi, poi quando li fischi entrano proprio in una spirale negativa e non fanno più niente, perciò secondo me non ha senso. Io vado allo stadio per supportare la mia squadra. Ovviamente se c'è un periodo dove abbiamo visto nei passati anni dove ci sono giocatori mercenari che veramente per tante partite fanno schifo, anche in quel caso io durante la partita non fischio, però ovviamente il disapprezzo, sono tifoso, pago soldi, pago anche con le mie energie, soprattutto con le mie energie a seguire sempre l'Inter, che è una mia grandissima passione, però penso un tifoso possa anche mostrare che lui non è d'accordo. In questo momento non è il caso in questa stagione, perché la squadra sta veramente giocando molto molto bene, però in generale vi volevo dire la mia opinione. Io sono uno durante la partita, forse dopo, ok, ma durante la partita io a prescindere non fischio i giocatori. Però voglio dire che secondo me ieri a fine primo tempo io questi fischi cattivi contro la squadra, almeno nel mio settore, non li ho sentiti ragazzi, c'erano dei fischi, però ragazzi quando state davanti alla televisione, come anch'io spesso quando sto in Germania, alcune dinamiche non si capiscono, ci sono malintesi, è completamente diverso come guardare una partita allo stadio, anche a livello calcistico. Io ieri ho guardato, mi sono molto concentrato anche su dei movimenti dei giocatori che mi sono piaciuti senza palla, cose che tu in televisione vedi pochissimo, perché fanno sempre vedere il giocatore che è in possesso di palla. Veramente molto molto interessante guardare la partita allo stadio. E comunque ragazzi, adesso per rispondervi a questa domanda, secondo me c'erano un paio di decisioni arbitrali che adesso non mi ricordo neanche più bene, non voglio fare polemiche, non è la mia intenzione, perché poi in televisione avete le slow motion e tutto diverso, però vi posso dire che nel settore tifosi, emozioni, si erano un po' riscaldati, alcune decisioni non gli sono piaciuti e perciò c'erano questi fischi secondo me.
Sì, però vi giuro, non avevo la sensazione che il pubblico avesse proprio fischiato la nostra squadra. Sarebbe una cosa veramente assurda, ragazzi. Record in assoluto come abbiamo cominciato questo campionato. Non credo. Io non avevo questa sensazione. Fatemi sapere la vostra se siete stati allo stadio in un altro settore. Secondo me, i motivi per i fischi erano un po' cose arbitrali, piccole cose sul campo che sono successe, oppure la Roma che sprecava un po' di tempo, ma non contro i nostri ragazzi. Almeno questa è la mia opinione. In generale, però, ho notato che c'è una nuova mentalità fra i tifosi interisti. Ragazzi, un anno fa, 2 anni fa, eravamo contenti a pareggiare contro la Roma, eravamo contenti a arrivare in Champions League, arrivare prima della Roma o prima della Lazio. Adesso vediamo che le aspettative sono altre, la mentalità è cambiata e questo non è solo negativo, significa che ci troviamo su un percorso giusto. Perché vi posso dire, quando poi Antonio Conte ha messo D'Ambrosio alla fine, tutti a fianco mio hanno detto: ma come si può? Deve mettere Pienamonti, mettere un attaccante, dobbiamo vincere, dobbiamo rimanere la capolista. Cioè, c'è una mentalità diversa che ovviamente dobbiamo andare piano, ragazzi, perché la rosa è quello che è, i problemi sono quelli che sono, però in generale vediamo che l'FC Internazionale Milano, tutto l'ambiente si sta, secondo me siamo sulla strada giusta, ragazzi. Vediamo la Roma che un paio di stagioni fa ci schiacciavano, adesso abbiamo visto la partita di ieri, ragazzi, la potevamo vincere anche 3-4-0, anche rispetto per la Roma in fase difensiva hanno anche fatto una partita ordinata, in generale anche loro, ragazzi, tantissimi infortuni, anche questo c'è da dire, ma penso in generale la Serie A, la Roma, i romanisti, tutti quanti i laziali hanno capito che l'Inter con Conte ci stiamo veramente trovando su un buon percorso, ragazzi. Perciò questi erano i due pensieri il giorno dopo che volevo condividere. Perciò, ragazzi, testa alta, continuiamo. Non è successo niente. Partita contro il Barcellona, molto molto più importante, perché quella vale tantissimi, tantissimi soldi a livello economico, veramente molto molto importante. Perciò meglio sprecare alcune occasioni in questa partita qui, come farlo contro il Barcellona. Un grande abbraccio a tutti, ragazzi, sempre forza Inter, tutto il mondo a viaggiare per seguire l'FC Internazionale, e viva il calcio, ragazzi!